Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Nel video di oggi torno a riutilizzare le cassette di legno, questa volta per dare vita ad un piccolo progetto per la casa che mi avete richiesto in questi anni, non so veramente quante volte. Abbiamo già riutilizzato le cassette di legno un sacco di volte qui sul canale, questo è vero, ma il bello di queste cassette è proprio che basta pensare in modo alternativo e ogni volta si riesce a tirarci fuori qualcosa di diverso. Quindi spero che, anche se il tema è già stato trattato, anche questa volta io possa darvi un'idea originale. Per i primi passaggi vi rimando direttamente ai video scorsi perché ho già spiegato lì il procedimento dettagliato per rimuovere i ganci di metallo, incollare le varie parti della cassetta e quindi renderla il più rifinita possibile. Inizio perciò da due cassettine già sistemate e vado a scartavetrarle con il mio amato trapanino in modo da rimuovere tutte le scritte sul legno. E naturalmente se non avete il trapanino potete rimuoverle anche a mano con la classica carta vetro, ci va solamente un po' più di tempo. A questo punto la cassettina è praticamente perfetta se non fosse per i triangolini mancanti sugli angoli. Perciò ho deciso di tappare questi buchi con dei piccoli triangolini ricavati dal fondo di un'altra cassetta così da uniformare il tutto e avere un lavoro più rifinito. Come vedete per il momento li ho semplicemente disegnati, ritagliati con le forbici e li ho foderati con una texture trovata online. Solo dopo li fisserò alla cassetta. Ho poi recuperato questi listelli sottili che avevo nello sgabuzzino, avanzati mi sembra dal progetto della lanterna autunnale, e li ho tagliati a pezzi della misura della cassetta aiutandomi con un classico seghetto. Ottenuti quattro pezzettini li metto momentaneamente da parte e mi dedico alla pittura di tutto quanto. Per la pittura potete scegliere il colore che più preferite in base ai vostri gusti e allo stile di casa vostra. Come dico sempre, tutto è personalizzabile, quindi anche solo cambiando colore potete ottenere un risultato completamente differente, perciò largo alla fantasia. Io ho deciso di colorare tutto quanto con il bianco cialchi, quindi tutto l'interno e i bordi interni ed esterni della cassetta, mentre il fondo esterno l'ho colorato con questo nero che è quello che ho utilizzato in camera di mio fratello. Faccio naturalmente lo stesso con l'altra cassetta ed una volta asciutte entrambe sono pronta per metterle assieme. Per unirle utilizzo queste due piccole cerniere che fisso con la colla presa rapida su uno dei lati delle cassette. Ed ottengo come vedete questa apertura a conchiglia, diciamo così, grazie a cui le due cassettine si trasformano in un unico contenitore chiuso. Sul lato opposto a quello delle cerniere creo invece questo meccanismo di apertura molto semplice realizzato con un quadratino di legno foderato e qualche calamita. Perfetto, ora abbiamo pronta tutta la nostra struttura, ma naturalmente lasciata così è tutt'altro che carina, quindi ora mi dedico a decorare sia l'interno che l'esterno. Per prima cosa incollo sugli angoli i triangolini foderati preparati in precedenza. Per l'interno utilizzo la soluzione che vi ho già mostrato nel video dei miei organizzatori per la cassettiera, solo che al posto di usare la carta di giornale utilizzo questa texture che avete già visto prima, ma naturalmente potete foderare l'interno come più vi piace. E poi, sempre all'interno, aggiungo due scatoline uguali tra loro per suddividere lo spazio. Sull'esterno, invece, aggiungo i listelli tagliati in precedenza, alcuni dipinti di bianco e altri foderati, e l'incollo al fondo della cassetta, come vedete nelle immagini. Nella zona centrale aggiungo un cartoncino bianco ed uno foderato, e ancora sopra ci incollo una scritta disegnata al PC. Non resta che aggiungere qualche giro di filo di cotone in alcuni punti così da rifinire il tutto e poi inserire nella scatola le mie bustine di tè e di tisane preferite.
Ed ecco qui il risultato finale, io lo trovo molto molto carino. Ora, io non ho tantissimi tipi di tè e di tisane perché bevo più o meno sempre gli stessi e quindi la valigetta mi è sufficiente di questa grandezza, però in base alle vostre esigenze potete utilizzare anche delle cassette più grandi. E poi può contenere quello che volete, ad esempio realizzata con le cassette lunghe, quelle della verdura, potrebbe diventare una perfetta valigetta per gli attrezzi, giusto per dirne una. Ora aspetto, come sempre, di scoprire che cosa ne pensate, quindi fatemelo sapere con like e commenti qui sotto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così non vi perderete i prossimi video. E poi, se vi fa piacere, venite a seguirmi anche sul mio Instagram per tanti altri contenuti. Ed ora qui con la mia nuova scatola io vi saluto, vi mando un bacio e vi aspetto presto con un nuovo video.